Un minuto con Padre Pio nella chiesa conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916. Pensate un po', quella statua, la statua di Sant'Anna, la mamma di Maria, venne rilevata dai Frati Cappuccini all'inizio del Novecento, dopo la soppressione, pensate un po', per due carlini. Era nel vecchio convento dei Cappuccini e poi venne portata qui agli inizi del Novecento, però nel 1916 quando venne consacrata questa chiesa, proprio quando c'era qui Padre Pio da Pietrelcina. Oggi vogliamo raccontarvi invece quello che è accaduto il 14 giugno del 1919, perché Padre Pio scrive a Padre Agostino e scrive per difendere i suoi confratelli. C'era stato qualcosa, era stato detto qualcosa, e tenendo conto della data, 14 giugno, sicuramente del 19, si fa riferimento a quanto stava accadendo sui giornali, in paese e soprattutto per quello che accadeva in ordine alle notizie che venivano divulgate, sicuramente sulle stimmate di Padre Pio. Scrive Padre Pio: è proprio il tempo di dire una parola serena e veritiera a proposito di quanto voi sospettate di padre Paolino, che era il guardiano, e di padre Raffaele, accusandoli di leggerezza e poca serietà. Vi confesso sinceramente che sono estremamente addolorato per questo, perché niente è corrispondente a verità di quanto vengono ripresi, poverini. Lavorano tutti da mattina a sera in questo convento. E la ricompensa poi dei superiori qual è? Comprendo che essi ignorano la vera posizione e la riprensione e la minaccia. Mi dispiace non potermi più a lungo trattenere con voi perché mi manca il tempo. Vi prego solo che prima che si parla per il capitolo veniate o voi o il provinciale per qualche giorno soltanto per rendervi ragione della vera posizione, perché le cose viste di lontano non possono affatto vedersi chiare come giusto lo è per la fattispecie. Pregate il padre provinciale che mandi molti lavoratori nella vigna del Signore, perché è una vera crudeltà e tirannia mandare via centinaia e centinaia di migliaia di anime al giorno che vengono qui in questo convento da paesi lontani soltanto allo scopo di lavare i loro peccati, senza averlo potuto ottenere per mancanza di sacerdoti e di confessori. Sono poi a pregare ancora che i futuri superiori della provincia non vogliano mutare il personale di questa comunità se si brama per il bene delle anime e della provincia. E poi conclude Padre Pio: dico questo non per mia iniziativa, ma astretto dal Signore che così mi impone.